Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova video recensione di una struttura alberghiera. Una video recensione che, come vi starete ben rendendo conto, è un po' particolare e diversa dal solito. Anzitutto per la location, la vedete? Questa è una location che avete imparato a conoscere nei primissimi video di questo canale. Torna esclusivamente per questa video recensione e anche la video recensione della struttura è effettivamente diversa dal solito, in quanto io e la mia ragazza abbiamo alloggiato in questa struttura per 8 giorni per vacanza, quindi non ho avuto materialmente il tempo di girare una video recensione come la giro solitamente, quindi commentando in diretta quello che vado a filmare. Tuttavia, siccome ogni difficoltà prova a trarci un'opportunità, questa è un'opportunità per sperimentare un nuovo format per fare queste video recensioni. Dunque, commenterò adesso, quindi post girato, quello che vi farò vedere. Ma andiamo subito al sodo. La struttura di cui vi voglio parlare oggi è l'hotel Piccolo Borgo. Si trova in via delle Capannelle a Roma, Roma Sud, quindi all'ingresso di Roma, lato sud. È una struttura a 3 stelle che prevede la presenza di un wifi, piscina interna, quindi aperta a tutti gli ospiti, non grandissima ma nemmeno piccola, ve la farò vedere, varie tipologie di camere, una sala per colazione, pranzo e cena, reception H24 e anche area di attesa dove abbiamo dovuto attendere all'arrivo. Ad esempio, vi farò adesso vedere un attimino tutta la struttura e la commenteremo insieme, e in ultimo vi farò vedere i pasti, o meglio, noi avevamo inclusa la colazione, che è buona, già ve l'anticipo, ve la farò vedere, ma vi anticipo che è buona. Abbiamo anche provato a fare una volta il pranzo, ma non era, diciamo, questo granché secondo me il pranzo, a meno che proprio non si hanno alternative. Non è proprio il massimo, intendo proprio per abbondanza e varietà. Altra cosa diversa dalle solite recensioni, non posso dirvi il prezzo di questa camera, perché io l'ho prenotata a novembre mediante il sito ufficiale dell'hotel Piccolo Borgo, che trovate qui sotto in descrizione, quindi i prezzi di novembre 2022 di certo non sono quelli di oggi, quindi avrebbe davvero poco senso. Trovate comunque tutti i prezzi aggiornati nel sito dell'hotel qui sotto, ma senza indugio andiamo diretti a commentare l'intera struttura. L'intera struttura ha un'area esterna e ha una strada che porta alla struttura, strada un po' dissestata devo dire, ma non credo sia di proprietà della struttura ma del comune di Roma. La struttura ha questa via in cui ai lati, molto curati peraltro, tutte le piante, tutto il verde, ci sono delle casette di un livello superiore certamente alla camera in cui abbiamo alloggiato noi. In fondo a questa via poi c'è la struttura che contiene la reception aperta H24. La struttura è dotata di 2 parcheggi, uno lo vedete qui in fondo, ed è molto vicina all'aeroporto di Ciampino. Come vedete infatti gli aerei ci passavano abbastanza vicino, ma non sono un problema, perché incredibilmente negli aerei fanno un rumore così assordante già dall'esterno, ma dall'interno dell'hotel proprio non si sente nulla, non si sente assolutamente nulla degli aerei che passano su. Questo è il secondo parcheggio posteriore alla struttura, che consente l'accesso diretto sia alla piscina che poi all'area, cioè la hall di attesa e la struttura delle camere, che è quella che vedete lì. Questa invece è l'area appunto di attesa, la hall di attesa con un divanetto, qualche mobile, qualche libro, ci sta per rilassarsi un po' magari post pranzo. E questo invece è l'ingresso alla struttura, dove stanno camere, spa che non abbiamo provato, area colazione, pranzo, cena. Questa qui che vedete è la fine della via del parcheggio posteriore che vi ho detto prima. Da questo lato diretti si va nell'area di attesa e la reception, mentre da qui si arriva alla piscina. Quella che vedete a destra è la struttura in cui ci sono le altre camere, tra cui quelle in cui abbiamo alloggiato noi, anche qui verde molto curato, e questa invece è la piscina, che, come vi anticipavo, non è grandissima ma nemmeno piccola, ci sta
per le dimensioni della struttura alberghiera. Per entrare in piscina è necessaria e obbligatoria la cuffia per chiunque abbia i capelli, che si può acquistare nel bar che fa lì ad angolo al costo di 2 euro cada una. Questa invece è l'area dove ci stanno le camere. L'ascensore si è rotto il primo giorno che siamo arrivati per assenza di corrente, con l'intervento dei vigili del fuoco, e non l'hanno più rimesso in funzione. Questo invece è l'ingresso alla camera. Ovviamente ingresso con card. La card poi si mette all'interno di un dispositivo che attiva la corrente e tutti i dispositivi elettronici della camera. Come vedete, camera abbastanza ampia, di tipo superior, con un divanetto e climatizzazione, che adesso vi faccio vedere, che è lì sopra. Climatizzazione che si controlla da un piccolo termostato messo a muro, davvero molto efficace. E come avrete visto, la camera è illuminata dai LED in alto. Questa è una seduta, è molto comoda per appoggiare cose o per sedersi proprio, perché è una seduta. Qui troviamo gli interruttori e il piccolo termostato da cui vi dicevo prima, da cui è possibile controllare la temperatura in camera. Piccolo avviso dell'hotel Piccolo Borgo, che ci dice che loro mirano alla tutela ecologica. Qui troviamo uno scompartimento comodo, funzionale, struttura che sembra sistemata da poco, piccola seduta anche lì sotto. E questo è il frigo in camera, un piccolo frigo bar in camera dove stipare ciò che serve, bevande o anche medicinali ovviamente. Grande, non grandissimo, ma grande il giusto. Lampada sul tavolo, e poi troviamo una presa, e una presa internet, non so se funzioni, penso proprio di sì, io non l'ho utilizzata. TV Samsung, buona, di buona fattura, con telecomando però universale. Abbiamo avuto qualche problemino a controllare la TV dal telecomando. Avete visto il letto, ogni letto ha un comodino accanto, da dove poi c'è questo dispositivo molto utile, dove c'è una presa e due interruttori. Un interruttore chiude la luce della camera, l'altro invece la luce della lampada sul comodino. Cassetti che scorrono abbastanza bene, anche questi più che buona qualità. Cuscino bello morbido, mi è piaciuto un sacco, ci ho dormito benissimo. Materasso un po' meno, un po' più duro, ma comunque accettabile, fa riposare bene. Poggio destra morbido, una manna dal cielo per guardare la TV o per stare al cellulare. Il telefono è nell'altro comodino, non l'abbiamo mai usato, non vi saprei dire se serva davvero effettivamente a qualcosa. Questi sono gli armadi, molto 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 ampi, con anche degli scompartimenti e grucce, anche questi di ottima qualità e fattura. In uno degli armadi, come adesso vi faccio vedere, c'è anche la cassaforte. Io personalmente non l'ho utilizzata, ma comoda, c'è sempre qualcosa in più, so why not. Peraltro bloccata all'interno, preserva abbastanza bene le cose. Armadi, ci sono questi due cassettoni che scorrono anche questi abbastanza bene, e questa è la parte geniale, questo è il bagno. Quindi bagno in camera con apertura verso l'interno, così non ruba spazio alla camera. Abbastanza ampio, ampio davvero davvero il giusto, di buona fattura tutta diciamo la camera in sé. Doccia anche questa abbastanza ampia e anch'essa funzionale, abbastanza alta da terra, quindi si evita ogni tipo di problema di acqua, con sapone e set di cortesia incluso. Questo è lo scalda asciugamani elettrico, quindi collegato alla presa elettrica, che ovviamente non abbiamo utilizzato. Questa invece è la parte del lavabo, lavabo molto ampio con un ampio specchio, e peraltro lo specchio include questa parte che ingrandisce ed è molto utile per la parte più estetica, ecco, soprattutto per le donne. Phone a muro c'è, non potentissimo, la mia ragazza con molti capelli ha avuto qualche problema ad asciugarsi i capelli. E poi questa finestra che si può aprire in ambedue i sensi. Quello che vedete è la vista che c'è anche dalla finestra che c'è sulla camera accanto al letto. Bidet, WC assolutamente ottimi. E qui invece andiamo al lato colazione. La colazione si svolge in questa sala, questo è quello che c'è come colazione. Buona, sufficiente, non ampissima, c'erano state più o meno sempre le stesse cose durante tutto l'arco della settimana. Non avrei un po' da ridire sui cornetti, che non erano proprio
grandiosi a livello di qualità, ma comunque ce n'era davvero per tutti i gusti, quindi di mancare non mancava nulla, non c'era sovrabbondanza, non c'era abbondanza, però diciamo colazione giusta. Questa era infatti la nostra colazione tipo la mattina. Invece concerne lo staff, devo dire staff veramente ottimo, ultra professionale, sia lo staff alla reception che lo staff a livello di camerieri e servizio, quindi veramente top sotto questo punto di vista. Una struttura che tutto sommato ha una posizione più che ottima, ottimo posto in cui passare una vacanza, perché comunque metti che c'è quel giorno che non c'hai proprio voglia di uscire, hai lì la bella piscina, puoi andare a riposare, rilassare lì tranquillissimamente. La camera, essendo climatizzata, ti offre un microclima che è sempre perfetto, climatizzazione sempre perfetta, pulizia della camera che viene fatta ogni giorno, opzionalmente si può fare di cambiare gli asciugamani ogni giorno come si è scritto nell'avviso che c'è in camera. Staff anche qui molto gentile, stanno molto attenti. Unica nota diciamo negativa a livello di staff è stato all'arrivo, poiché il check-in è previsto dalle ore 14, noi siamo arrivati alle ore 15:30 e la camera non era ancora pronta. Lo staff anche ti dà anche dei consigli, ci hanno dato una mappa di Roma per poterla girare in maniera più comoda, ha suggerito dei parcheggi dove andare a parcheggiare in maniera strategica l'auto. Prima che me ne dimentichi, il cancello che avrei visto all'ingresso la sera viene chiuso, quindi c'è la reception H24, questo vuol dire che se tornate dopo mezzanotte in genere il cancello lo troverete chiuso, dunque dovrete suonare e vi verrà aperto il cancello. È una cosa ottima perché a livello di sicurezza è top, 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 top. Prezzo peraltro, per quanto l'ho pagato a novembre, è vista la posizione e la qualità offerta, tranne che per il pranzo, top, ci sta. Si può spendere anche qualcosina in meno rispetto a quanto ho speso io, perché io ho preso una camera superior, si può avere anche qualche categoria inferiore se serve solamente, tra virgolette, un punto d'appoggio a Roma per poi girarsi Roma, magari non per 8 giorni, per qualcosina in meno. Si trova anche, quindi lo consiglio assolutamente sì, se siete in macchina sì, anche se non lo siete, perché comunque la zona è abbastanza ben servita dai bus e non troppo distante c'è il capolinea della metro A, che peraltro noi abbiamo usato per andare a Città del Vaticano, dunque zona servita abbastanza bene, e l'albergo mette a disposizione una navetta. E questo è tutto quello che avevo da raccontarvi per la video recensione dell'hotel Piccolo Borgo, una struttura vicino Roma che offre un buon compromesso tra qualità e prezzo e che vi offre quel qualcosina in più se è proprio quello che state cercando. Per questo video dunque è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video, che potrebbe essere direttamente il video del GP di Cremona, ma non è detto. Dunque iscrivetevi al canale per seguirmi in questa mia avventura e non perdervi nessuno dei prossimi video. Un mi piace ed una condivisione mi aiutano tantissimo, a voi non costa nulla, per me invece è molto molto importante, e ovviamente se avete qualche domanda, osservazione, proposta o altro, la sezione commenti è qui sotto, io vi leggo e vi rispondo con estremo piacere. Qui è Blackout e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!